Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Dr. Tech e oggi sono qui per mostrarvi il mio ultimo acquisto. Forgot what it was to be. Ebbene sì ragazzi, come avrete potuto leggere dal titolo, ho deciso di acquistare una Xbox 360 Go. Voi sicuramente vi domanderete, ma come mai hai acquistato una console di vecchia generazione e magari non hai puntato all'acquisto di una console di ultima generazione come PlayStation 4 e Xbox One? Beh ragazzi, c'è da dire che ho sempre utilizzato i computer, quindi non potevo scegliere una console che non sia stata fatta dalla stessa casa con cui vengono fatti i computer, ovvero Microsoft. Quindi perciò non me la sentivo di affidarmi a una casa produttrice come la Sony, che magari conosco poco. E questo, diciamo, è il primo motivo per cui ho deciso di acquistare un Xbox 360. Il secondo motivo è che nonostante sia una console di quasi 13 anni fa, è una console che è a passo con i tempi. Al suo interno è possibile utilizzare diversi servizi online, come ad esempio YouTube, Netflix, MSN, Xbox Live, che sono tutti servizi che utilizzo molto, come per esempio YouTube e i social li utilizzo molto, e averli anche su una console potrebbe essere anche una cosa molto utile. Il terzo motivo è la risoluzione. Sì, ragazzi, la risoluzione, perché nonostante sia una console di 12 anni fa, possiamo giocare a diversi giochi in Full HD, ovvero 1920x1080p. E nonostante appunto sia una console del 2005, parliamo veramente del lontano 2005, è veramente fantastico il fatto che possiamo utilizzarla per giocare ai giochi in Full HD. Il quarto motivo appunto sono i giochi. Ancora continuano a uscire giochi per Xbox 360. Vediamo ad esempio PES 2018, che è un gioco che è uscito per tutte le console eccetto per PlayStation 3, proprio perché appunto l'Xbox 360 ha le caratteristiche tecniche più adatte per far girare quel gioco e quindi perciò è stato fatto uscire anche per Xbox 360. Ma anche Rise of the Tomb Raider è uscito sia per PlayStation 3 che Xbox 360, riadattati ovviamente graficamente, ma comunque sono giochi del 2017 che sono usciti su una console del 2005. Il quinto motivo, che per me è quello più bello, è la possibilità di streamare da PC. Esattamente streamare, ragazzi, perché colleghiamo la nostra console a internet e abbiamo il computer sotto la stessa linea wifi, è possibile streamare video, immagini e musica dal PC alla console. Se abbiamo la console in un'altra stanza e vogliamo streamare un film, basterà cliccare sul video, sull'immagine, sulla musica col tasto destro, premere trasmetti e cliccare Xbox 360. Così in pratica verrà streamato il video, l'immagine o la canzone all'interno dell'Xbox 360, senza passare cavi, senza utilizzare chiavette, senza niente di niente. Il sesto motivo, che è secondo me quello più importante, è l'ergonomia del joystick. Sì, ragazzi, è quello più importante perché secondo me quando dobbiamo giocare, quando giochiamo dobbiamo essere anche comodi. Il joystick è veramente bello rispetto a quello per PlayStation, questo qui però è un parere mio, cioè molti magari considerano quello per PlayStation migliore rispetto a quello per Xbox 360, però a mio avviso è veramente fantastica l'ergonomia e la comodità di questo joystick. Il joystick può essere collegato attraverso USB o attraverso i ricevitori Microsoft anche al computer, quindi è possibile con lo stesso joystick giocare sia con Xbox 360 ma anche giocare col computer. Oltre al joystick abbiamo anche numerosi dispositivi che possono essere collegati a questa console, come ad esempio tastiere e mouse cablate, auricolari wireless, il Kinect. Ci sono veramente molti dispositivi, tra cui anche il telecomando per l'Xbox 360, che ci permette di utilizzarlo come un DVD, ad esempio. Per quanto riguarda invece le caratteristiche, non abbiamo tutta questa gran potenza, però non possiamo aspettarci molto perché appunto è una console del 2005. Abbiamo un processore Xenon da 3,2 GHz, abbiamo 512 MB di RAM GDDR3, che è una RAM che viene utilizzata dalla console sia per il sistema che per far girare i giochi, quindi sia come scheda RAM che come scheda video, utilizzano la stessa memoria. Poi abbiamo una scheda video con 337 milioni di colori che ci permette di giocare a diverse risoluzioni, da 480p a 1080p. Sì, ragazzi, anche 480p, perché all'interno della confezione originale del gioco è presente un cavo AV-RCA, che è il cavo che ci permette di collegare la console agli vecchi televisori, ai vecchi monitor, eccetera. È possibile anche acquistare un cavo HDMI che ci permette di giocare ai diversi giochi in Full HD senza problemi.
Poi abbiamo 4 porte per i controlli wireless, perché è possibile collegare fino a 4 controller wireless contemporaneamente, più gli ingressi USB frontali dell'Xbox 360, disco rigido da 2,5 pollici di vari giga a seconda al modello che andate ad acquistare. Poi abbiamo DVD-ROM, che ci permette di guardare i nostri film e i nostri filmati all'interno dell'Xbox 360, in modo da poterlo utilizzare come lettore DVD. Abbiamo l'uscita HDMI, l'uscita V. E infine abbiamo la scheda Wi-Fi da 3,2 GHz che ci permette di collegare la console al Wi-Fi in modo da poter accedere a MSN, Xbox Live, YouTube, Facebook, fare ricerche su Bing, su Google. È veramente una cosa fantastica, ragazzi. E in più ci permette anche di scaricare le applicazioni dallo store di Microsoft del PC direttamente all'interno della nostra console. Sì, perché quando acquistate una Xbox 360 vi chiederà di creare un account Microsoft. L'account Microsoft è quello che viene utilizzato ogni volta che accendiamo il nostro PC. Quindi ogni volta che accendiamo il nostro PC dobbiamo mettere la nostra email e la nostra password, che sarebbe quella di Microsoft per accendere appunto al computer Windows. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto non vi resta che lasciare un mi piace se vi è piaciuto, un non mi piace se non vi è piaciuto. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, magari se anche voi state valutando l'idea di comprare una console, e fatemi sapere anche quale console vorreste acquistare. E ci vediamo al prossimo video e ciao!